No, sul mercato non esistono solo i clienti Iliad, esistono anche clienti di altri operatori, TIM, Vodafone, Wind e dei tanti operatori virtuali. Per questi utenti, quali tariffe sono disponibili sul mercato? Naturalmente i siti web, quelli che fanno informazione, soprattutto relative alle tariffe telefoniche, spingono verso articoli relativi alle offerte migliori, le cosiddette operator attack, cioè riferite a determinati operatori in particolare. Quelli di Iliad, naturalmente, sono quelli che sono l'ultimo arrivato sul mercato mobile, sono quelli che maggiormente. A cui maggiormente si riferiscono le migliori offerte presenti sul mercato. Ma non sono gli unici utenti Iliad e operatori virtuali quelli presenti sul mercato, naturalmente, e quindi ci sono anche altri, tipo i clienti di TIM, di Vodafone e di Wind3. Sarebbe meglio dire Wind e 3, perché comunque, nonostante le varie dichiarazioni di unificare le due aziende, in realtà attualmente sono ancora separate, quindi vanno considerate come due aziende differenti. Dicevo, gli utenti di questi operatori, se vogliono passare ad un altro operatore, quali offerte possono attivare? Bene, non sono tante. Le offerte degli operatori dedicate ai clienti, appunto, ripeto, di TIM, rivolte verso gli utenti di attualmente con TIM, Vodafone, Wind e 3, non sono per niente convenienti, anzi, le tariffe sono davvero molto elevate. Per fare un esempio, abbiamo le tariffe di ho e Kena, i due operatori virtuali di TIM e Vodafone, che hanno entrambi offrono chiamate ed SMS illimitate più un quantitativo di giga. Attualmente Kena sta offrendo 70 giga in promozione, mentre ho offre 70 giga solo ai clienti di Iliad ed operatori virtuali che effettuano il passaggio. Invece ho per gli altri clienti, fornendo sempre chiamate ed SMS illimitati, ha diverse tariffe. O meglio, diversi costi delle tariffe in base all'operatore di provenienza. I clienti TIM, Vodafone e Wind e 3 possono attivare ho mobile al costo di 12,99 euro. Per quanto riguarda Kena, invece, il costo al mese. Il costo per quanto riguarda invece Kena Mobile, l'operatore virtuale di TIM. Il costo è addirittura di 13,99, vabbè, diciamo di 14 euro. Quindi 13 e 14 euro al mese, certo, chiamate ed SMS illimitati e anche un bundle di giga più che soddisfacente, perché si tratta di 50 per chi desidera passare ad ho e ben 70 giga attualmente, ripeto, per chi desidera passare a Kena. Questi sono i costi per due operatori virtuali che tra l'altro limitano anche la navigazione. Se con O Mobile il limite è fissato a 30 Mbps sia in upload che in download, per Kena Mobile il limite è fissato a 30 Mbps solo in download. In upload praticamente è 5,76 Mbps. Stiamo parlando di velocità che in realtà non sono del 4G ma del 3G in effetti. Ma finché queste siano effettivamente, fin tanto che sono effettivamente queste le velocità e la rete funziona in modo coerente e corretto, nulla da dire. Il problema sta nel fatto che ci spacciano per 4G delle offerte che in realtà, delle tariffe, una navigazione che in realtà è in 3G a tutti gli effetti. Ma detto questo, comunque, quello che ci interessa sono le tariffe, o meglio i costi delle tariffe, che sono decisamente più elevati. Sullo stesso tenore sono poi le offerte operatori standard come TIM, Vodafone, Wind e 3. Abbiamo ad esempio per 3 le offerte Play Power o All-in che partono da 12 euro al mese, quelle di Wind più o meno lo stesso, insomma più o meno le offerte dedicate ai clienti che non sono con Iliad o con alcuni operatori virtuali non sono per nulla convenienti. C'è stato un aumento delle tariffe in generale, anche se le persone sembrano non essersene accorte, perché
Ovviamente si cerca di usufruire delle offerte più convenienti. In che modo? Un cliente TIM che vuole usufruire, ad esempio, di un'offerta dedicata ai clienti Iliad o di operatori virtuali, che cosa fa TIM? Naturalmente un esempio, come può essere quello di Vodafone o di altri operatori. Dicevo, che cosa fa? Effettua la cosiddetta triangolazione. Passa quindi prima a Iliad o ad un altro operatore virtuale per il quale c'è un'offerta dedicata in quel momento conveniente, e quindi passa poi all'offerta più conveniente. È un'operazione, la triangolazione ormai credo che bene o male tutti conosciate, diciamo un escamotage per poter accedere ad una offerta decisamente migliore rispetto a quelle presenti sul mercato, appunto per accedere alle offerte operator attack. Ma ci sono anche operatori sul mercato che consentono di poter attivare delle offerte comunque non esageratamente convenienti come quelle di O Mobile o di Iliad stessa, di cui parlerò tra poco, o di Kena. C'è ad esempio PosteMobile. PosteMobile è un operatore virtuale che utilizza le reti Wind esattamente come fa Iliad. Fa diverse offerte, secondo me sono tutte di ottimo livello per rapporto contenuti, costo contenuti. Certo, il limite imposto da PosteMobile è alla velocità internet, di 150 megabit al secondo in download, quindi anche un limite è decisamente elevato. Certo, non so se si arriva a quelle cifre, però dovrebbe essere comunque una buona velocità di navigazione. Innanzitutto fa delle offerte dedicate al fine settimana, sono delle promozioni speciali, sono dei fine non tutti i fine settimana, ma capitano così random, diciamo bene o male, ogni paio di settimane arriva questa offerta dedicata al weekend. L'ultima c'è stata la settimana scorsa, il fine settimana scorso, quindi bene o male, forse prima della fine del mese di gennaio 2020 dovrebbe arrivare un'altra offerta. In cosa consiste? PosteMobile consente di attivare, ripeto, solo nel fine settimana, cioè solo sabato e domenica, quando è attiva la promozione, Creami Wow Weekend, cioè offre chiamate ed SMS illimitati e 10 GB di navigazione al costo di 5 euro al mese. Un'offerta molto molto interessante, soprattutto per quelle persone che poi non richiedono questi grandi quantitativi di gigabyte. In realtà, se noi andiamo a verificare effettivamente quanto consumiamo in giga ogni mese, la media è di 2-3 giga, forse 4, poi a meno di casi particolari in cui viene utilizzata la connessione internet anche come hotspot, ad esempio in mobilità, ma non solo, anche quando si è a casa, si vuole evitare di avere la connessione internet a casa, ad esempio, si può fare benissimo con le offerte, appunto, con quantità di giga enorme, tra i 50 e i 70 ormai. E ci sono anche offerte che vanno oltre. Parliamo di Creami Webback. Creami Webback offre chiamate ed SMS illimitate 50 GB al costo di 10 euro al mese. Voglio solo sottolineare che io non vado, cioè riporto le cifre esatte sugli articoli 5,99, 6,99, 9,99. Giusto per correttezza, in realtà si tratta di 6 euro, 7 euro, 10 euro, quindi passatemi questo arrotondamento. Dicevo, Creami Webback offre chiamate ed SMS illimitate e 50 GB a 10 euro al mese. Dove sta la convenienza? Nel fatto che se non si utilizzano tutti i giga per la navigazione, PosteMobile vi restituisce sotto forma di credito residuo 1 euro per ogni 10 GB non utilizzati. Volendola vedere da un'altra prospettiva, Creami Webback costa per chiamate ed SMS limitati 4,99 euro e 1 euro ogni 10 GB consumati. Ovviamente significa ogni 10 GB, significa che se consumate anche 1 giga, ovviamente bisogna pagare quell'euro in più. Se ne consumano 15, il costo è di 2 euro. Non è che deve essere necessariamente devono essere necessariamente consumati 10 GB precisi per co co costare 1 euro.
Quindi, in definitiva, si effettua un pagamento di 9,99, di 10 euro, poi se il mese successivo non sono stati utilizzati 50 giga, nemmeno un mega, vengono restituiti 5 euro da PosteMobile che si possono utilizzare per pagare la cosa, questa è anche un'altra ulteriore cosa positiva, dicevo, il credito restituito si può pa utilizzare per pagare poi la tariffa, il canone tariffario del mese successivo. Questa è un'offerta, secondo me, ottima per chi non ha queste esigenze impellenti di avere tutti questi giga a disposizione. Poi, per quanto riguarda ancora PosteMobile, abbiamo l'offerta Creami Relax, che al costo di sempre 10 euro al mese offre 80, chiamate ad SMS illimitati, ovviamente, e 80 gigabyte. Ma Creami Relax, secondo me, è una tariffa molto intelligente realizzata da PosteMobile perché è una tariffa che tende, che vuole fidelizzare i clienti. Perché il costo di 10 euro al mese è relativo solo ai primi 3 mesi. Dal quarto mese in poi, e per i successivi 3 mesi, il costo scende a 9 euro. Passati ancora questi 3 mesi a 9 euro, il costo passa a 8 euro al mese. Ma man mano che appunto passano i mesi e quindi il costo scende, arriva fino a quindi in definitiva 8 euro al mese, aumenta il bundle di gigabyte a disposizione. Cioè in pratica quando si arriva a pagare, quindi dopo 6 mesi, 8 euro al mese, si hanno a disposizione anche 100 gigabyte, oltre, ripeto e sottolineo, a chiamate ed SMS limitati. È naturalmente un'offerta, come detto, per fidelizzare i clienti. Davvero ottima secondo me anche per il costo. Stiamo parlando appunto di 100 giga ad 8 euro al mese. Non ci sono altri operatori che offrono una tale quantità, di contenuti e allo stesso prezzo. Oltre PosteMobile c'è anche Iliad che offre le proprie tariffe ai clienti di qualunque operatore. Possono effettuare o meno la portabilità, non ha importanza sul costo i contenuti offerti dall'operatore francese. L'operatore francese praticamente ha sempre le stesse offerte da quando è partita la nuova avventura italiana nel maggio del 2018. A parte la prima da 5,99 con 30 gigabyte inclusi, che è stata appunto un'offerta promozionale iniziale, le tre tariffe di Iliad non sono mai cambiate, nonostante sul Google News, scusate, si trovino continuamente articoli chiaramente fasulli, cioè ormai, o meglio, li chiamiamo clickbait, nel senso che vogliono attirare l'interesse dell'utente, ma secondo me sono delle vere e proprie bufale, perché chi dice, chi afferma che Iliad ha dei nuovi servizi o delle nuove tre tariffe di Iliad nel 2020 sta dicendo assolutamente una falsità. Le tre tariffe di Iliad, abbiamo una tariffa solo voce, 4,99 per chiamate ad SMS illimitati. Una tariffa poi con 40 giga e chiamate ad SMS limitati a 6,99 è un'offerta però non molto evidente sullo sito di Iliad, bisogna un po' andare a scavare tra i vari menu del sito dell'operatore. E infine l'offerta su cui Iliad diciamo punta maggiormente, quella più di cui vediamo anche le pubblicità in TV, è quella con chiamate ad SMS limitati 50 gigabyte a costo di 7,99 euro, a costo di 8 euro. SIM e attivazione hanno un costo di 9,99, quindi altri 10 euro, e quindi in definitiva 10 euro più 5 per l'offerta solo voce, 10 euro più 7 per l'offerta con 40 giga e 10 euro più 8, quindi 18 euro per l'offerta con 50 gigabyte. In questo caso sono incluse, come sappiamo, una serie di servizi che prima erano a pagamento, ormai bene o male quasi tutti offrono. Il servizio che ci informa di chi ci ha chiamato quando non eravamo raggiungibili, il telefono era spento, la segreteria telefonica, insomma una serie di servizi, non ve li sto neanche ad elencare, bene o male ormai li conoscono tutti.
Per quanto riguarda poi TIM, Vodafone, Wind e Tre, diciamo bene o male le tariffe per questi operatori si equivalgono, si aggirano più o meno intorno ai, variano tra i 12 e i 14-15 euro, costi che sinceramente prima dell'arrivo di Iliad io non ricordo mai, non ricordo di questo tipo di costi, anzi. Non credo di aver mai pagato più di 10 euro per chiamate di SMS illimitate e anche un bundle di giga. Comunque, detto questo, oggi passare ad un operatore standard forse è la cosa meno conveniente in assoluto. Ci sono operatori virtuali che hanno offerte convenienti e che funzionano davvero molto bene. La cosa divertente è che poi utilizzano le reti degli operatori standard. Quindi, evidentemente, gli operatori standard o non preferiscono che gli utenti passino sulle reti degli passino ad operatori virtuali, oppure evidentemente le persone, non conoscendo tutti gli operatori, tutte le compagnie operanti in Italia, purtroppo non tutte italiane o quasi nessuna, affidano ancora agli operatori standard come TIM, Vodafone, Wind e Tre, che insomma voglio dire. Per tutti i dettagli sulle varie tariffe offerte da TIM, Vodafone, Wind e Tre, appunto poi quelle da PosteMobile, di PosteMobile di Iliad, trovate il link nell'info box del video, il link all'articolo. Così da vedere in dettaglio tutte le offerte disponibili. Come al solito vi invito a mettere un like, a iscrivervi al canale, a condividere il video e a seguirmi anche sugli altri social. Ciao da Gianni Fiore.